andiamo a parlare con Cassandra e c'è anche Karen. I need your help. Sheldon's pride would never allow him to ask, but your mischief tipped over the chum bucket and we need you to stand it back up. Sheldon? Oddio, Sheldon è il primo nome di Plankton. Sheldon James Plankton, ma è talmente strano sentirlo che non c'ero abituato. We already built a meticulously calculated rig, but Sheldon. Ma che strano, mi è sempre abituato a sentire Plankton. Excuse me. There are more important things than knocked over trash cans. Duh. It's not a trash can, it's a bucket. And it's Bikini Bottom's sole restaurant. I know everyone would love to be eating out of a bucket right now, but the fate of the entire universe is currently hanging in the balance. Non mi sembra che lei gliene freghi veramente qualcosa. No, Biggie, I'm sure the universe can hang in there until we've helped a friend in need. Eh beh, certo, come no. Parla con Plankton al Chum Bucket. Allora, Plankton è lì. Però ho visto che qua, esatto, c'è un po' di platforming. Vediamo se, esatto. Guarda, immaginavo. Ecco qua. Però potrebbe anche essere, esatto, che mi ci fanno venire qua appena finiamo di parlare con Plankton. Quanto ci fai? 3, 2, 1, eccomi qua. My calculations are flawless. Certo. Maybe we can help. I don't need your help, but if you want to make up for this whole mess, I guess I would allow you to assist me. Here, use this super velocitous momentum enhancer that I invented to get the job done. Ooh, is that a bubble surfboard? Yes, but I gave it a fancy name, so I get the credit. Mi sembra giusto. Usa la bolla per raggiungere il pulsante. E dov'è il pulsante? Là sopra. Guarda, lo immaginavo che adesso ci andavamo. Allora, eccomi qua. Ah, aspetta, scusami. Ah, ma io dovevo arrivare dall'altra parte. Oddio, perdonami Plankton. Ho tagliato metà del percorso. Ma questo potenziamento mi rimane o è una roba che si utilizza solo quando c'è? Vediamo. Come usare il surf di bolle? Ah, ok, è un potenziamento letteralmente che utilizzi solamente quando c'è. Peccato. Sarebbe stato bello averlo sempre, immagino. Vabbè, ma chi se ne frega, noi abbiamo trovato il modo per tagliare il percorso, quindi. Ecco fatto. Letteralmente più semplice di quello che c'era da fare. I've never been in here before, but since the Krusty Krab is gone, I guess I have no choice. Does this place offer anything edible? Technically, yes. We citizens of Bikini Bottom must stand together in these trying times. So, let it be known that the Chum Bucket will humbly accept its role as the Mi sembra giusto, sole no? source of sustenance. You fools! Plankton, I always suspected that deep down you were a contributing member of society. Molto in fondo. And don't worry, Patrick and I won't stop until we put everything back to normal, so no one has to eat at the Chum Bucket ever again. Wait, was that last part really necessary? Mi sa di sì, mi spiace. Hey, Giggle Buddies! Both of you listen closely! I managed to track Spot's trails, but they are scattered everywhere and are leading to all of those portals. Ah, queste sono le missioni secondarie, quindi. Spot is really going places. I said listen! You have to look for him in all those worlds you're going to. You're the only one that can bring him back! Certo, come no? Don't worry, Plankton. We'll look everywhere for him until he's back home safely. Come no? Now out of my sight! Ok, quindi abbiamo trovato. Esatto, trova il nascondiglio. Ah, ma sono apparsi nemici anche qua nel mondo reale ora. Ok, Cassandra, che dobbiamo fare ora? Oh my, yes. So much pure unadulterated jelly, so much raw power. To create your next costume. You should find it very familiar, but don't let appearances fool you. Vediamo che costume sarà. Step through the next portal. Oh no, quello del karate. Vabbè. Ma c'era bisogno. My karate gear, the most stylish outfit I own. Immagino. Ah, quindi è così che apriamo il passaggio. Con questo posso muovermi dove voglio. Fantastico. E allora aspetta. Ecco qua, perfetto. Almeno siamo riusciti ad aprirci tutto quanto il passaggio. E fammi indovinare, dobbiamo andare da questa parte ora. Giusto? No. Immagino di no. Ma non è che c'è un costume un po' più, sai, bellino?
Ma vai via. Grazie. Ok, ok. Trova il nuovo portale. Ok, credo che questi qua si sblocchino tutti. Esatto, di storia. Tutti questi si possono comprare. Di questi qua non me ne piace nessuno. Però ho già riconosciuto che cos'è questo. E forse so anche che cos'è questo. Questo dovrebbe essere Battle for Bikini Bottom. La copertina quando SpongeBob c'ha il casco da militare. Mentre l'altro, beh, è facile. Io proseguo da questa parte, poi vediamo. Cacchio. Ho schiacciato X prima del tempo. E via. Andiamo. Ok. Cos'è? Tipo Matrix? No. Ma... now I know why they call them stretch limos. You gotta stretch first. Nick said he came this way? She never struck me. Perché questo mondo mi dà una sensazione di SpongeBob? Chuck si gira. No, è una roba missione segreta palesemente, però eccola lì infatti, immaginavo che c'era solamente una bolla più grande. E anche da questo lato. Oh, quelle esplosive sono tornate. Ciao. Totally would have expected someone bigger for the part. But everyone seems small to me. Sorry, am I oversharing? Mi sa di sì, And I'm so nervous. Film starts in 1 minute and 58 seconds. No, 57 script up. If you just hurry up. Statistically speaking, the director's assistants only last 0.87 days before they're let go. I need to do better. Chop chop, this way. He isn't the patient kind, or the understanding kind, or the kind kind. Beh, sembra giusto. Ma esatto, chi è il... I can't believe this. Il grande amico che dobbiamo salvare qui, Squiddy. Guardate qui che mosse, gente. Beh, non so di chi stia parlando, perché è da un po' che non vedo più gli episodi. Ah, forse lui? Forse Larry? E io vado da questa parte. Esatto. Ciao, ecco fatto. Kaboom. Ecco qua, grazie. Ciao Larry. Larry, can I get your autograph? Sorry. Larry doesn't sign his own signature. Larry non sa scrivere la propria firma, mi sa, Aspetta, c'è qualcosa qui? Vediamo se... ah, la signora Puffo. Beh, potrei un po' citare, però vabbè, io cerco di evitare quando si può. A volte quando riesco lo faccio più che volentieri, invece. Eccoci qua. Gente, guardate che mossa. Ecco fatto. Signora Puffo, salve. These pictures better not make me look too puffy. Enter the Sponge. Avevo ragione, è Matrix. Enter the Sponge. Ehi, Patrick, che c'è? Che hai visto? Sai che per un attimo... a Love Story. Pensavo fosse tipo un'entrata segreta. E questo? Ok, è ancora bloccato. Ok, anche questo è bloccato. Oh, ma quante zone che dobbiamo... rivisitare già fin dall'inizio. Hey, mister, what are you still doing here? Please go to the exit or I will get fired. The director is waiting for you. Arrivo, arrivo. How did you get here so fast? Esatto. She must have cut the line, Patrick. Lucky. Solo noi dobbiamo farci il giro lungo, mi sembra giusto. Ma dai, c'è Squiddy. Un nuovo nemico. Lui è quello muscoloso, Oh boy, that is one big heavy jelly. Sì, è proprio grande e grossa. Questa è palesemente Sandy. Sai com'è il karate, tutto il resto. Oh, ma guarda, ci sono già i nemici in giro. E qualcuno mi ha appena lanciato addosso della crema bianca. Chissà chi è stato. Allora, iniziamo ad occuparci di quello fastidioso prima. Chissà, forse bisogna schiacciare quel bottone che segue tutto il filo. Esatto. Great. Sicuro? Non lo potevo catturare lui con le bolle. Guarda, immaginavo anche senza... non posso spammare? No, devo aspettare che... lui faccia tutto quanto il suo spettacolino. Ecco fatto. Dai, ancora uno, ancora uno. Ta,
tattica Dark Soul. Preso. È stata semplice. Bottone schiacciato, porta aperta. Chissà quant'è la speedrun di questo gioco. Mamma mia. Esatto. Non ha tutti i torti. Ovviamente dobbiamo fare attenzione a tutto quello che c'è in giro. Esatto, ad esempio, guarda lì chi c'è. Neanche a farlo apposta, su, ce l'hanno chiesta 2 secondi fa questa missione. Unfashionably late, I see. Now get to your marks. The director is Squidward? He's got vision, SpongeBob. Eccolo qua il buffet. Sai che per un attimo ho visto Patrick avvicinarsi qua, ho pensato, bon, adesso mangia. Ok, aspetta che arrivo, bel cagnolino. Sbody. Si è spostato, maledetto. Ma sto paparazzo mi è nascosto qua dietro. Ok, aspetta che arrivo, bel cagnolino. Siamo sopra un negozio di ramen che però non vende sushi. Ehi? Ah, ok, dovevo... Ma non ho capito, cioè, come dicevo, è da un po' che non vedo le nuove puntate di SpongeBob. Ma Spot, ma questo è vestito come... come Paura e Delirio a Las Vegas. È uguale, è lui. Comunque sì, dai, è palesemente Sandy il personaggio da salvare qui. Allora, direttore Squiddy, salve. What squirt of an actor did those at the agency lay upon me? I promised them art, and how do they repay me? I demanded a hero, not a little yellow marshmallow. Did you shrink by spending too much time in a hot tub? Hi, Mr. Director, sir. I'm SpongeBob. Filming starts in 9, 8, 7... Inizia un'ora! Can't those uncultured casting urchins comprehend that I am allowing them to be part of what is sure to be the greatest film sensation ever to hit the scene? Come no, come no. But don't lose heart. I still have the talent to turn you into a tool of destructive beauty. Speriamo. Oh, goody. In this scene, you must fight your way through gang-infested city streets. And don't walk out of frame. Forse davvero vuole che non esco dall'inquadratura? Sì. Davvero vuole che non esco dall'inquadratura? Che figata! Cioè, carino come dettaglio. Ok, Squiddy, scusami l'interruzione. D'accordo, questa volta cerco di non uscire dall'inquadratura. Vabbè, ma è facile, basta un colpo. È sostanzialmente una di quelle sequenze che vanno avanti da sole. Guarda come sono atletico. Guarda come sono filmico. What the? Ci sarà una boss fight? Guarda, lo sapevo. Aia, che male. Venite qua. Da guarda. Allora, questo è stato un colpo basso. Questo è stato un colpo basso da parte vostra. Proseguiamo. Grazie. Ok, così arrivo. No! Stavo per morire. Ecco fatto. Aspetta, aspetta. Non so dove sono. Non so cosa ho preso. Ho sentito rumori sfavillanti, ma non so cosa sia successo. Dai, forza. Ondate di nemici. Ora uno. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo. Ecco fatto. Facile. Aspetta. Grazie. Corri, corri. Attenzione, non uccidere i passanti. Oh, che male. Per un attimo pensavo di essere stato vaporizzato. Moneta, moneta. Preso. Gran bella combo. Ecco fatto. Hai visto? È stato facile. Dai, salta. Ecco fatto. Ne appare qualcun altro? Certo che ne appare qualcun altro. Preso. (Ride)
Sì, ti piacerebbe. Meno male. Preso. E io mi nascondo qui. Dai, forza. Vieni e combatti. Ok, lo sto rimbambendo più del dovuto. Fatto. È stato un combattimento più semplice del dovuto. Parla con Cassandra. Ma in realtà sono contento di aver preso la monetina, quindi. Abbiamo trovato anche il cane, quindi. Che ci lamentiamo oggi? Dimmi. Wow, what a beautiful bubble! I wanna pop it! You can't! It is indestructible magic, thanks to the jelly you're collecting from my, our cause. Cassandra, are you sure this is the right place to find Sandy? The portal okay, ce l'ha detto. Where you're supposed to be. Don't resist the jellyverse. Instead, take it, store it, and bring it to me. Besides, the jelly whispered that you've done some commercial work. Cosa? Don't your square pants long to be in the spotlight once more? You're right! If it means saving Sandy and the world, then I'll just have to act my square heart out. Thanks, Cassandra! Mi sembra giusto. Ah, pensavo... Boh, qualcosa, un costume. Ma il gioco me le conta tutte quante assieme, quindi le altre due che avevo prima più queste due che prenderò adesso? O devo trovarne quattro in questo livello per avere altri costumi? Non lo so, ci sono i nostri pantaloni là sopra. We're so lucky to have Cassandra helping us. What a selfless lady. Eh già, siamo proprio fortunatissimi. Io ovviamente, come al solito, prima di avanzare, mi faccio i miei soliti giri per raccogliere tutto quello che trovo. Vediamo se... riesco a prenderli entrambi. Ah, mancati tutti e due. Fantastico. Ne vale la pena? Se riesco a evitare di essere colpito, ne sarà valsa la pena, sì. Dov'è tra l'altro il nemico? Dove sei? Non ti vedo. Eccolo là. Aspetta che vengo a menarti. Ecco fatto. Allora, la catapulta non possiamo ancora usarla. Fantastico. Allora, vai bolla. Eccoci qua. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo. Grazie. Se volevo vedere un wimp run around, I'd be directing Wimp Racer 2. Like my agent told me to. This is a karate. But I guess I have to work with what I've got. Ti devi accontentare. Mi spiace. A karate kick. Oh, finalmente. Nuovo potenziamento. Quindi, salto triangolo, facile. Karate kick it! Porca troia. Now, to really prove that you know how to embody a great hero of karate, I have prepared a little challenge for you. Ovvero? Across the roofs of the city. Ah, carino. Now, kick down that door and get moving. Ma il calcio posso farlo quando voglio? Fai parkour sui tetti. No, posso farlo solamente, immagino, quando c'è un nemico e quando c'è il simbolo. Spatola? Spatola, fantastico. E siamo a 2 spatole su 8. Allora, nemici, dove siete? Ok, immagino che tutto il percorso sia: fai un salto volante contro i palloncini e continua a muoverti. Perfetto, posso farli anche a catena. La cosa si fa molto più divertente ora. Quanti ne devo fare? 500 calci volanti. La miseria. Progressi, colpo della spugna. Ovvero? Cioè, tipo ammazza il nemico senza che si accorga di te. Vabbè, proseguiamo intanto. Ecco fatto, grazie al checkpoint. C'è qualcosa qua sotto? Potrebbe. Allora, lì ci sono i pantaloni di Patrick, lì ci sono i nostri. Sta giacca verde, non so di chi sia. No, cacchio. Speravo di arrivarci. Senza il nemico messo lì, è un po' più arduo arrivarci. Qualcosa qui? Oh, cannone. Aspetta che ci arrivo. Preso. Madonna mia, quanto è utile il calcio karate. Nuova best mossa di sto gioco, assolutamente. Poi è anche utile per arrivare subito dal nemico. Chissà se è utile anche contro i nemici quelli grossi. Fammi indovinare, questi non posso saltarci sopra né usare il calcio perché c'hanno gli spuntoni. Allora, credo di doverli far confondere per poi... Esatto.
Yeah, we got that in common. Not the quick. I think we'll need that part to get past them. Ok, no, invece. Aia! Non mi stava prendendo la mutanda adesso, quello lì. Ma dai. Vabbè, dai. Almeno siamo riapparsi esattamente qui. Allora, aspetta che sto giro. Arrivo in gran volata. Vediamo se esplodono. Allora, l'abbiamo preso esattamente come volevo. Non è andata come speravo. Dai. Kaboom. Gran bel colpo, eh. Aia. Vieni, vieni, vieni. Preso, ti sta bene, scemo. Preso, morto. Ecco, qui. Beh, se dai, sti nemici sono facili. Sono facili, facili, dai. Mi stavo chiedendo se Patrick poteva trovarci un'altra mutanda, ma credo che non succederà, non questa volta. Ovviamente noi prima di proseguire cerchiamo sempre in giro che cosa c'è. Ad esempio, sì, 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 arrivo, arrivo. Ma io mi sa che come al solito sto andando avanti più del dovuto. Però mi sono fatto un sacco di gelatina questo giro, eh. Cosa c'è dietro questa porta? Un altro segreto, eh. Zona in cui dovevamo arrivare in gran volata. E cosa c'è dentro questa zona? Tanta da tanta. Eppure io lo vedo brillare. Allora, che hai da dirmi? There's a lot of paparazzi hiding on this set who wish to smear the director's reputation by capturing the fishy side of his process. Okay. Which obviously doesn't exist. It would be real cool if you could distract them with some of your fancy moves. I will make myself extra picturesque. Dio mio. Trova i paparazzi nascosti. All right. Ma cos'è sta roba? Alright. Insomma, fai una mossa e poi spamma X. Facile facile, no? Ma secondo me uno dei paparazzi allora è qua dentro. Guarda, lo sapevo. E eccomi qua. Vediamo se posso spammare. No, il gioco... Ah no, forse, forse... È a tempo, non è a quantità di X. Posso spammare le X allora, dai, è facile. Chissà dove si nasconde qua, eh. Chissà dov'era. Spamma X, spamma X. Ecco fatto, facile. Ne mancano due. Uno è là sopra. Come ci arrivo? Beh, forse in realtà è facile. Ah, lì c'è una bolla gigante e anche, credo, un paio di pantaloni. Allora, iniziamo a scalare. Sono le mutande d'oro, quelle che ti danno una vita in più. Eccoci qui. Fantastico. Dunque, dunque, dunque. Uno si trova proprio qua dietro. Ed è quello lì di... Las Vegas, lui. C'eravamo quasi. Tanto è impossibile arrivare con un solo giro al massimo. Devi farne come al solito due. L'ultimo si trova là sopra. Ma io là sopra. Come ci arrivo? In gran volata dobbiamo fare questa mossa qui. E ancora lui, tra l'altro. C'eravamo quasi, però è impossibile, palesemente. Ecco fatto. Andata. You did it, Mr. Sponge. The security guard will let you pass now. Danke. E ora mi levo. Mi chiedo se il potenziamento delle mutande d'oro è infinito, nel senso mi rimane anche nei prossimi livelli o solamente all'interno del livello in cui si trovano. Mi fai passare? I guess some guy dealt with the paparazzi. You can pass now. Non hai per niente la voce di un bodyguard tu, comunque. Eccomi qua.
That's it. A real Karate King has to prove cat-like reflexes. I feel inspiration is about to strike. Ma dai! I found craft services! Those volunteers in the box. Ma dai, anche Patrick! Your reflexes. When someone pretends to escape, whack them. Won't that hurt them? That's legally impossible. The contracts clearly state that they, quote, can't be harmed. Well, I guess that makes sense. But wait, Patrick didn't sign a contract. What? Oh, fine. Then don't whack him when he appears. It'll help test your, concentration. Now, let's go. Vai, non rompe le balle. Forza. Ok, insomma, colpisci ninja. Ah, col... Scusami. Ma no, non me lo prende. Ah, ma col calcio. Non... Scusami. Devo rifarlo. È stato facile. Abbiamo cannato un colpo, ma ce l'abbiamo fatta comunque. You're not entirely useless as long as you keep moving. Now head back onto the streets. The next screen test is about to start. Torna da dove vieni. Madonna mia. A quanti frame stava andando quel nemico?